In questo video tutorial vedremo quali sono i metodi di selezione in SketchUp. Vado a disegnare un rettangolo. Per passare alla modalità selezione basta premere sulla barra spaziatrice. A questo punto questa freccia nera appunto mi permetterà di selezionare quello che ho disegnato nell'area. Il rettangolo in SketchUp è composto di quattro bordi e una superficie interna. Se io faccio un clic con il sinistro su uno di questi bordi, il bordo diventa blu, vuol dire che è stato selezionato e quindi poi posso attivare un comando relativo a questa selezione. Se vado a cliccare su un altro bordo, si deseleziona il primo, si seleziona il secondo e così via. Quando si seleziona una faccia, la vedo retinata con un puntinato blu. Per fare una selezione additiva, cioè che aggiunge un oggetto a un altro, devo premere il tasto CTRL, quindi tenendo il tasto CTRL mi si vede appunto un più accanto alla freccia nera e a questo punto cliccando su altri elementi, componenti del rettangolo, appunto sto facendo una selezione aggiuntiva. Se tengo premuto il tasto, Shift, quello che faccio è una selezione che può essere additiva o sottrattiva a seconda del fatto che l'oggetto sia stato già selezionato o meno, ossia se faccio un clic qui sto togliendo, se rifaccio il clic lo sto aggiungendo di nuovo e così via. Se tengo premuto Shift e Ctrl invece farò solamente una selezione sottrattiva, quindi se vado a cliccare su qualcosa che è già stato tolto ovviamente non succede nulla. Cliccando nel vuoto deseleziono tutti gli oggetti. Per andare a selezionare questo rettangolo c'è un metodo più veloce. Basta fare un doppio clic al centro, cioè sulla superficie del rettangolo. Se avessi avuto un oggetto tridimensionale, come questo, dovevo per selezionare tutto questo parallelepipedo, dovevo fare un triplo clic. Perché il doppio clic mi fa selezionare la superficie e i suoi elementi direttamente connessi, adiacenti, ossia i suoi bordi. Nel caso del 3D è necessario un triplo clic perché devo selezionare la superficie su cui ho fatto tre clic, i bordi immediatamente adiacenti e tutte le superfici connesse, cioè collegate attraverso almeno un bordo o uno spigolo. Cliccando nel vuoto, appunto, si deseleziona tutto. Ho altri strumenti per selezionare questo rettangolo velocemente. Ad esempio la finestra di selezione. Mi metto in questa modalità di visualizzazione perché è più semplice. La finestra di selezione funziona in questo modo. Posso andare, tenendo premuto col sinistro, a disegnare un rettangolo che contiene completamente il rettangolo che ho disegnato e lo selezionerò tutto. La finestra di selezione funziona in modo diverso se va da sinistra verso destra o da destra verso sinistra. Vediamo come. Se io per esempio faccio una finestra che non contiene tutto il rettangolo ma solo una parte, se vado da sinistra verso destra, in questo caso ho selezionato solo questo bordo che era completamente compreso nella finestra. Se vado da destra verso sinistra, anche ciò che non è completamente compreso viene selezionato. Quindi è una modalità differente di finestra.